I miglioramenti sul piano ambientale ed occupazionale dell'Ilva per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio non sono ancora soddisfacenti. Il futuro, spiega Di Maio, è legato a due cose. Se la gara non è fatta a regola d'arte, non può essere portata avanti e va ritirata se l'Avvocatura dello Stato dovesse ritenere che si rischia di non tutelare l'interesse generale dei cittadini. Dall'altra parte, davanti ad esempi stringenti e all'incertezza sul lavoro del precedente governo, vanno portati avanti i tavoli con i sindacati e con ArcelorMittal. Ma qui c'è un'altra follia, aggiunge il ministro del Lavoro. Quello di prima, il precedente ministro dello Sviluppo Economico, ha firmato in gran segreto l'accordo per far entrare Mittal nello stabilimento, in cui c'è scritto che ci saranno 3.000 persone che vanno in mezzo ad una strada. Al tavolo con Di Maio, ArcelorMittal ha presentato una serie di impegni addizionali per l'ambiente, dall'accelerazione sul completamento della copertura dei parchi alla riduzione delle emissioni di CO2. Proposte, hanno spiegato i vertici del colosso dell'acciaio, che superano di gran lunga i termini del contratto del 2017 e che rappresentano i migliori e definitivi dell'azienda. Con essi, sottolineano poi, si garantisce un futuro sostenibile all'Ilva, ma su cui si gioca il fattore tempo, l'elemento critico è l'attuazione. Ma le proposte ambientali di Arcelor non convincono nemmeno altri partecipanti al tavolo, dal governatore della Puglia Michele Emiliano, per il quale si tratta di un piccolo passo avanti assolutamente insufficiente, alle associazioni ambientaliste.